Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovissimo appuntamento di A letto con Shiva. Per chi non conoscesse questo format, vi consiglio di andare a controllare l'ultimo video che ho caricato su YouTube, nel quale mi preparo, ricreo questo look e spiego di cosa si tratta. Per chi invece mi conosce già, sicuramente ha già sentito questo hashtag A letto con Shiva, perché lo utilizzavo quando scrivevo sul mio sito. Come ospite di questa puntata ho scelto niente popò di meno, una delle Facebookers più famose del web, Valeria Angione. Italia, del web, d'Italia magari, ma se voglio, vabbè. Comunque, del web italiano. Del web italiano. Del web italiano. Del web italiano. Ciancio alle bande, bando alle ciance, diamo il via alla prima, il primo gioco che faremo insieme. È un gioco semplicissimo e facilissimo. Mi devi dire prima di tutto quali sono le tue tre canzoni preferite in lingua diversa dalla lingua italiana. Oddio, vabbè, ci sono tantissime. Allora, innanzitutto sono molto fan di Ed Sheeran, quindi sicuramente una delle sue canzoni, per esempio, che ne so, Shape of You. Per dirti uno. Poi se vogliamo prendere un altro artista, che ne so, vogliamo prendere Beyoncé, facciamo Halo. Così te lo butto da lì, insomma. Wow, perché io so cosa dovrà fare, ma lei non lo sa, quindi sta scegliendo queste canzoni che... Continua. Prendiamo un altro artista inglese, che ne so... Sì. Allora utilizziamo Eminem. Wow. Ok. No, la canzone Love the Way You Lie, per esempio, quella facile di Rihanna. Corianna. Sì. In un battito di mani si materializzerà un computer qua di fronte a noi. Stranamente siamo troppo poveri per avere un computer, quindi si è materializzato un cellulare. Perché è più semplice sicuramente, il signore vede provvedere. Allora, cosa dovrei fare? Dovrei andare su Google e scrivere Ed Sheeran, Shape of You, che adesso tu dovrai tradurre con Google Translate in italiano. C'ho l'ansia. Dovrai cantarla in lingua italiano con Google Translate. No, senza base perché non possiamo, non abbiamo i diritti. A cappella. Aspetta, come fate? Love is in the best place to fa. Ok. Ecco, questo è il gioco. Infatti, vediamo di cosa sei capace. Oddio. 5, 7, 7, 8. Sono innamorato della tua forma. Ma ci attraiamo e respingiamo come delle calamite. Ma non sembra Gigi adesso. Ma non fare, è difficilissimo. Passiamo alla prossima. Come faccio a fare? Passiamo alla prossima, che sicuramente sarà più semplice. Che canzone era? Halo. Di Beyoncé. Allora, cerca Beyoncé e Halo, traduzione in italiano. Beyoncé, Halo. Hello, everywhere I look now, I'm surrounded by your embrace. Ok. 5, 6, 7, 8. Ovunque io guardi adesso, sono circondata dal tuo abbraccio. Adesso non riesco a vedere la tua aura. Sai che sei la mia unica buona qualità. Sei tutto quello di cui ho bisogno di più. È scritto tutto il tuo viso. Adesso non riesci a sentire la tua aura. Prego che non svanirà mai. Aura. Io sono sconvolto. Oddio. Hello. Eminem. Ah. Eminem. Io poi capi la più facile. Abbiamo la versione con Rihanna. Qual era la canzone? Love the way you lie, testa. I love the way you lie. Poi fa. Just gonna stand and watch you cry. Non lo so. Te ne starai lì a guardarmi bruciare. Beh, fai bene perché mi piace il modo in cui mi fai male. Te ne starai lì a sentirmi piangere. Beh, fai bene perché amo il modo in cui menti. Amo il modo in cui menti. Cioè, ci rendiamo conto dei testi di queste canzoni che in inglese sono molto bellissime. In italiano, cioè, è una masochista. No, ma in italiano è anche bello. Cioè, prima gli altri due testi di prima diceva schifo, però adesso suona bene, no? I can't tell the water if it is. I can't always tell you. Vai, vai. Questa era la versione rap. Sì. Allora, sì. La seconda challenge, quindi il secondo gioco di questo A letto con Shiva, invece è semplicissimo. Facciamo il gioco dei post-it. Io mi metto un post-it in testa con qualcosa che devo indovinare scritto da te e viceversa. Ovviamente si dovranno fare domande chiuse. Quindi l'unica risposta che potremo dare è sì e no. Adesso magicamente compariranno sui nostri visi due post-it. Allora, eccoci qua. Che mezzi. Che momenti di magia. Allora, inizia tu e parti con una domanda chiusa. È una persona? Sì.
È una persona? No, è una cosa. È no. Una... Se è una persona non è una cosa. È maschio o femmina? Femmina. È una cosa? Può darsi, non lo so. In che senso? Perché visto? Oh, la mia difficilissima. Sì, ti ho detto che deve essere difficile. Una femmina. È una cantante? No. È un oggetto che si usa in casa? No. È una persona famosa? Quindi... Sì. È un oggetto che si usa, che ha una funzione specifica? Non è un oggetto. Ha più di 40 anni? No. È una cosa che si trova in natura? Sì. Ok. Ha 20 anni, quindi? No. Hai 20-30 anni? Sì. Ok. Si trova in cielo? No. Ha partecipato a un programma famoso in televisione? Sì. Ho paura, ragazzi. Si trova nei giardini? Nei giardini? Non lo so, la trovo mentre cammino per strada, questa cosa. No. Fa per caso parte di Sanremo qui assieme a noi? Sì! Il gioco ovviamente finisce quando uno dei due indovina. Posso provare a indovinare? Certo. Ma per caso è Ramalila? Sì! Scusate, io adesso devo leggere chi mi piace. Salutiamo Ramalila. Salutiamo un brufolo. Ciao Rama! Non ci sarei mai arrivato io a questa cosa, brufolo. Adoro. E adesso faremo un gioco che si chiama Ingoia il rospo, sputa il rospo. Magicamente ora di fronte a noi si materializzerà un vassoio. Allora. Questi sono 6 shot di cibi che... tendenzialmente non consiglio di mangiare. Nel primo shot c'è caffè più maionese, nel secondo shot c'è omogenizzato più gorgonzola più salsa di soia, nel terzo shot c'è salsa di soia con caffè amaro, nel quarto shot c'è cibo per gatti più maionese, nel quinto shot c'è maionese più salsa di soia più caffè amaro e nel sesto shot c'è cibo per gatti più gorgonzola. Ma che cavolo mi piace! Allora, la redazione che ci conosce entrambi, quindi la redazione di Magnetic by Radio Italia, ha creato delle domande apposite per noi. Queste domande sono personali, private, per modo di dire. L'obiettivo della redazione, o comunque l'obiettivo del gioco, è quello di portare le persone a non rispondere alle domande e come alternativa invece l'ospite, e in questo caso anche io, dovremo eventualmente bere uno di questi shots. Ovviamente abbiamo dei cucchiai perché fanno proprio schifo. Allora, la scelta, tu scegli ovviamente per me lo shot e poi mi fai la domanda. Io se rispondo, rispondo, se non rispondo devo assaggiare questa cosa. Diamo il via e inizia tu, my darling. Se scegli prima lo shot. Allora, questo. Questo qui è cibo per gatti più maionese. Ma io se rispondi mangio io. No, se rispondi non lo mangio. Oh. Non lo mangia nessuno. Io già ti odio. È perciò la cosa più brutta. Cibo per gatti più maionese, maledetta. Shiva. Sì. Dammi nome e cognome della persona di cui parli sempre male. Holy God. Cavolo. Barbara D'Urso. Veramente. Mi sono appena giocato uno svitata pomeriggio 5. Io scelgo per te cibo per gatti e maionese. La domanda per Valeria è... Qual è la tua password di Facebook? Non va, allora dopo attraverso no, bella, questa yeah. domanda. Allora, domanda, non le ho scelte io le domande, io non le conosco le domande. Ma scusatemi, la redazione di Magnetic, ma perché ami queste cose facilissime? Ok, la dico, dopo la cambio. Dopo la cambio subito, eh. Allora è Scala Finestra 2012. Perché Scala Finestra 2012? Perché chiesi a mia madre, ma dimmi una parola a caso, finestra, Andrei, mio fratello, dimmi una parola a caso, scala, era l'anno 2012, che la cambiavo, vado a cambiare un attimo la password di Facebook. Tuo turno, cosa scegli? E cos'è questo? Questo è omogenizzato più gorgonzola più salsa di soia, maledetta, che schifo. Allora, Shiva, classifica queste 3 makeup artist della migliore alla peggiore. Alice Like Audrey, Cheryl Pandemonium e Clio Makeup. Ok, allora, per... Siete dei maledetti, la redazione.
Allora, se devo, siccome è, secondo me è sformulata male, nel senso dalla migliore alla peggiore, nel senso perché ovviamente è un contesto. Qual è la peggiore? Tra le tre, quella che secondo me fa schifo? No, quella che la peggiore. Tra le tre, in ordine di secondo me capacità, andiamo con Cheryl prima, Alice Alice seconda e Clio Meta terza. Veramente Clio. No, parliamo di parliamo di tra queste tre, a questione di gusti e questione di ovviamente di bravura. Di bravura, sì. Io per te scelgo gorgonzola più salsa di soia. La domanda è: Valeria, dimmi una, c'è una correzione qui perché sicuramente qualcuno è intervenuto che ti conosce, dimmi una youtuber napoletana che non sopporti. Dimmi una youtuber napoletana. Nessuno, che se morisse in questo istante non te ne dispiaceresti. No, mi dispiacerebbe, però no, io amo tutti indistintamente. Mm-hmm. Quindi? Devo dire qualcosa? Sì, devi rispondere, una youtuber napoletana che il supporti, perché se non rispondi devi allora, se lo dico, lei si prende collera, usciamo ammazzate. È il bello del gioco e della diretta. Comunque niente, dai, bevo. Oh god, allora questo è gorgonzola più salsa di soia. Allora bevo soltanto per non fare in modo che lei si prenda collera, non perché io sono non sono corto, come si dice? Sono, no, perché sono vigliacca. Schifo. Bevendo tendenzialmente, perché siccome lo vogliamo che poi la gente. Io voglio vederti vomitare. Ma perché? Vabbè, vado. Che schifo, pazzo! No, raga! No, ragazzi, fa schifo, raga. Penso che ce n'è anche un'altra di domanda. Possiamo portare un po' di acqua per la nostra Valeria? Ho un sapore strano, raga. Grazie alla redazione che ci ha passato l'acqua, ti prego, bevi. Non è acqua! Allora, quindi... Non ci ha voluto dire che era la youtuber napoletana che non sopporta, quindi adesso è il tuo turno, togliamo via questa gorgonzola e salsa di soia. Ringraziamo la redazione, ringraziamo Giorgia. Tocca a te, devi scegliere uno shot tra caffè e salsa di soia e caffè più... Caffè e salsa di soia. Caffè più caffè più maionese. Ah, no, questo. Boh, caffè più maionese. Ah, salsa di soia perché fa schifo, da lì mangiare. Oh, fa schifo. Shiva, qual è la cosa peggiore che hai fatto da ubriaca? Allora, per il mio compleanno tutti non bene, si fa, sì, vabbè. Eravamo tutti insieme e ci siamo ubriacati male insieme a personaggi anche della redazione che sicuramente fanno riferimento a questa situazione. E eravamo a Roma e ci siamo ubriacati talmente tanto che a una certa io ho creduto di avere poteri magici. E mi sono trovato in strada a piangere perché credevo di aver ferito delle persone con i miei poteri e la mia magia. E piangevo con le persone, dicevo: voi non potete capire il potere che io ho, io ho dei poteri magici. Allora, per questo mi penso. E c'era Guglielmo Scilla, che a quei tempi non si potevano ancora fare i filmati perché non eravamo così avanti. E tutta la redazione, tutti gli altri. Che anno era? 2010. Sì, i cellulari erano tipo con GPRS. Allora, quindi è rimasto l'ultimo shot di caffè più maionese. E la domanda per Valeria Angione è: racconta un segreto che hai tenuto nascosto alla tua fandom volontariamente. Che cosa nascondi al web, Valeria? No, giuro, non ho nascosto mai niente. Quindi questa domanda non ha senso. Non nascondi niente? No, allora, non nascondi niente? Non nascondi niente? No, perché, cioè, nel senso, in tutti i miei video, in tutte le mie foto, sono in pigiama, in vestaglia, cioè più... Cioè, più trasparente. Genuina di te, esatto. Di così si muore, però nel senso, no. Sono molto molto trasparente, quindi questo non lo bevo! Lo terremo per i prossimi ospiti tra un paio di settimane. Così ancora più schifo. Io innanzitutto volevo ringraziare Valeria per aver partecipato a questo programma perché nasce da una nostra idea con la redazione e è stato un qualcosa che abbiamo partorito insieme. Ma grazie quindi, a te, veramente. Grazie veramente. È stato bruttissimo, veramente bruttissimo. Le prossime volte faremo di peggio con i prossimi ospiti, quindi ti consiglio di guardare anche Caccole le prossime puntate. No, però siamo più vicini a queste cose. Ok. Io ti ringrazio tantissimo. Se volete seguire Valeria la trovate su Instagram e Facebook.
sotto il nome di Valerian Giuni. Entrambi i canali Instagram e Facebook con molta originalità. Io invece ho 450.000 profili. Da Shiva Queen, Cristian, quell'altro, quell'altro. Ed, perfetto, allora Valeria puoi gentilmente ritornare a dormire, ti ringrazio ancora. Se volete potete continuare a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, perché devo arrivare a 10.000 followers così posso fare lo swipe up, perché sono l'unico che non ha lo swipe up. Ringrazio anche Magnetic Entertainment per la produzione di questo fantastico format. Ci diamo l'abbraccio e noi vi salutiamo. Puzzi di soia e cose schifose. Che schifo. Ciao. Ciao.